Il caso Mirella, quello che vedo nell'oltre e dall'oltre, Franco Grigiotti. Ieri, al momento della Santa Messa, celebrata a chiusura del convegno, verso mezzogiorno, si avvertiva chiaramente e con un'intensità straordinaria la presenza di tante anime, delle nostre care anime. Ad un certo momento ho avvertito, questo per la prima volta in piedi, poiché tutte le altre volte mi succede sdraiato quando sono in meditazione, ho avvertito, dicevo, quello che io ormai chiamo incorporazione di Mirella. A un certo punto ho sentito i soliti brividi con conseguente stato convulsivo, provando una gioia indescrivibile. Ho cercato di reprimere o quantomeno mascherare questo mio stato, poiché essendo tra due persone avrebbero potuto pensare ad un malore. Non so quanto ci sia riuscito, forse hanno preso questo mio stato per un'intensa commozione. Subito dopo mi sono sentito baciare sulle labbra, ma con mia meraviglia il bacio proveniva dall'interno. Ciò lo avvertivo distintamente ed ho potuto anche rifletterci, essendo stato il bacio abbastanza a lungo. Se la meraviglia è stata grandissima, la mia gioia è stata smisurata, portando il mio spirito a sfiorare le stelle. Nello stesso momento e successivamente mi è venuto un irrefrenabile desiderio di arrivare subito all'altare per ricevere Gesù nella Santa Comunione. Era tanto il desiderio e la gioia che avrei voluto volare, ma nel contempo soffrivo, poiché non era ancora il momento.